sarà assicurata mediante la trasmissione sulla web TV della Camera. Ricordo, a norma dell'articolo 135, comma quarto, che il presentatore ha facoltà di illustrare l'interrogazione per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni risponderà il rappresentante del governo per massimo 3 minuti e l'interrogante ha diritto di replicare per non più di 2 minuti. Rinnovo ovviamente l'impegno a tutti a mantenere i tempi, perché è spiacevole dover togliere la parola, ma non essendo il primo question time che facciamo, do per scontato che ognuno di voi abbia già preso le misure sulla durata del proprio intervento. Allora, la prima interrogazione a firma, prima firma Gallo, è rinviata alla prossima seduta. Passiamo quindi alla seconda, che è la proposta Dori, giusto? Oggetto adeguamento dei limiti reddituali per l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato. La parola all'onorevole Dori. Sì, grazie Presidente. L'articolo 77 del DPR 115 del 2002 stabilisce che il tetto reddituale per l'ammissione al patrocinio gratuito deve essere aggiornato ogni 2 anni con un decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il MEF. Però l'ultimo decreto biennale risulta essere stato emanato nel luglio del 2020. Come noto, chiaramente l'istituto del gratuito patrocinio serve per dare attuazione all'articolo 24 della Costituzione, che garantisce proprio ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. Di fatto questo mancato aggiornamento dei livelli reddituali può escludere tantissimi, numerosissimi cittadini dall'istituto del gratuito patrocinio, quindi da un diritto garantito dalla Costituzione. Quindi chiedo al Ministro, al Ministero, se e quando intende mettere in atto tutte le tempestive iniziative per emanare in tempi brevi proprio questo decreto biennale previsto dall'articolo 77 del DPR 115-2002 per l'adeguamento dei limiti reddituali per l'ammissione al gratuito patrocinio. Grazie. Grazie onorevole Dori, la parola al viceministro Sisto. Grazie Presidente, le informazioni che l'interrogante deduce sono corrette. L'articolo 77 del DPR 115 del 2002 in materia di spese di giustizia dispone che i limiti di reddito fissati per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono adeguati ogni 2 anni in relazione alla variazione accertata dall'Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel biennio precedente con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia di concerto col Ministero. Allora, scusate il microfono che è un po' ballerino. Dicevo, l'articolo 77 indicato, vediamo questo, l'articolo 77, mettiamo i due che è più bello, indicato dall'interrogante, è stato correttamente indicato. La norma effettivamente impone un adeguamento ogni 2 anni in relazione alla variazione accertata dell'Istat dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie e operai impiegati e impiegati verificati nel biennio precedente da stabilirsi con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia di concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze. L'ultimo adeguamento effettivamente è stato effettuato con decreto interdirigenziale di concerto con Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze il 23 luglio 2020. Registrazione Corte dei Conti 11 gennaio 2021 e si riferisce alla variazione dell'indice Istat nel periodo dal 1 luglio al 2016 al 30 giugno 2018. Dovendosi quindi aggiornare il limite di reddito in relazione alla variazione dell'indice Istat registrata nel periodo dal 1 luglio 2018 al 30 giugno 2020, riferisco che il previsto iter è sostanzialmente positivamente concluso. Posto che è stato già predisposto il decreto sottoscritto dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia e dalla Ragioneria Generale dello Stato, che è in corso di perfezionamento attraverso il controllo di legittimità della Corte dei Conti e il controllo di regolarità contabile dell'Ufficio Centrale del Bilancio del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Nel merito si evidenzia che nel suddetto periodo oggetto dell'adeguamento, dai dati acquisiti dall'Istituto Nazionale di Statistica, vi è stata una variazione in diminuzione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pari allo 0,1%. Di tale percentuale si è pertanto tenuto conto ai fini dell'adeguamento del limite di reddito previsto dall'articolo 76, che dovrebbe quindi passare dagli attuali euro 11.746,68 ad euro 11.734,93. Grazie Vice Ministro, la parola all'onorevole Dori per la replica.
Sì, grazie Presidente. Chiaramente rimango molto stupito, ecco, da questa, non tanto dalla risposta del Ministero, che chiaramente entra nel merito, ma dal calcolo effettivo che sostanzialmente addirittura arriviamo a un abbassamento del limite di reddito da 11.746 a 734. Chiaramente adesso non ho chiaramente la possibilità di verificare, quindi mi affido chiaramente a quanto ha detto il Ministero, certamente, quindi mi riservo successivamente, ecco, spero che comunque adesso, al di là del dato che poi verificheremo e che chiaramente, come giustamente mi sta dicendo, possibilità infatti verificare, ecco, auspico chiaramente che per ad ogni modo ci siano gli stessi adeguamenti previsti nel corso del tempo, non ci siano poi ulteriori ritardi in futuro come invece è avvenuto in questi ultimi anni. Chiaramente ricordiamo l'importanza dell'istituto del gratuito patrocinio, perché attraverso quello chiaramente si garantisce alle fasce di reddito più basse, quindi che hanno maggior necessità di accedere a questo istituto, di poter garantirsi giustizia. Quindi auspico semplicemente che dalla prossima, insomma, scadenza biennale non ci siano più ritardi da parte quindi dei ministeri, riservandomi chiaramente, e quindi ringrazio il Vice Ministro per la disponibilità, poi a fare ulteriori valutazioni rispetto al calcolo che è stato riportato nella risposta. Grazie. Grazie onorevole Dovi. Passiamo alla successiva interrogazione, prima firma onorevole Dorso, a cui do la parola. Grazie Presidente, grazie Vice Ministro. Bergamo, 23 giugno 2022, svenimento di un magistrato che è stato trasportato in ospedale a causa del mancato prolungato funzionamento dell'aria condizionata. Grosseto, 25 settembre 2022, allagamento di alcuni locali del Palazzo di Giustizia. Bari, 30 settembre 2022, crollo in aula magna di Corte d'Appello, è stato travolto un assistente giudiziario che ha perso una falange. Catania, crollo di un soffitto in tribunale il 20 ottobre 2022. Questi sono soltanto alcuni eventi sintomatici del grave degrado e dell'inadeguatezza di molti locali che ospitano i nostri uffici giudiziari, e sono solo un esempio delle condizioni in cui gli addetti del comparto giustizia sono costretti a lavorare quotidianamente. Ecco, il PNRR sicuramente risulta un'enorme opportunità per intervenire su alcune criticità, ma è solo con interventi strutturali, programmati e da programmare su nuovi stanziamenti di ingenti risorse che si potrà dare risposta definitivamente a queste problematiche. Allora io chiedo al Governo di fornire elementi puntuali sullo stato di attuazione dei progetti del PNRR che riguardano l'edilizia giudiziaria, con particolare riferimento al rispetto delle tempistiche previste e eventuali iniziative che sono state intraprese in caso di superamento dei termini suddetti, e se intenda procedere soprattutto all'aumento delle risorse da destinare all'edilizia giudiziaria anche al di fuori del PNRR. Grazie. Grazie, la parola al Vice Ministro Sisto. Grazie Presidente. Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, occorre immediatamente evidenziare che le criticità inerenti agli edifici adibiti a sede degli uffici giudiziari sono note le cause, vanno rinvenute in primo luogo nella scarsissima manutenzione, un fenomeno generalizzato, fino al 31 agosto 2015 da parte dei comuni, fino ad allora tenuti per legge ad occuparsi delle relative spese. Dal 1 settembre 2015 la legge ha posto a carico del Ministero l'obbligo di provvedere a tutte le esigenze degli edifici adibiti a sede degli uffici giudiziari. Fino al 2019 il Ministero era assolutamente impossibilitato ad occuparsi di tali esigenze, perché non c'era alcun dipendente in possesso delle necessarie qualifiche tecniche, ingegneri, architetti o geometri. Finalmente nel 2019 abbiamo assunto 20 tecnici a tempo indeterminato su una dotazione organica che ne prevede 200. Nonostante il ristretto numero di questi tecnici e l'impossibilità di dare loro l'incarico di RUP, responsabile unico del procedimento, non avevano i 3 anni di servizio ovviamente, a partire dal mese di giugno del 2021 e fino ad oggi sono stati avviati 207 lavori, di cui 80 già conclusi. E la chiave di volta del dinamismo del Ministero nel campo dell'edilizia è da rinvenirsi nella volontà di eseguire in proprio una buona parte delle procedure di gara per l'affidamento degli interventi necessari al fine di garantire la sicurezza dei luoghi del lavoro.
di lavoro. Il Ministero della Giustizia ha così elaborato un articolato procedimento organizzativo finalizzato a formare 1.300 dipendenti amministrativi in servizio in tutti gli uffici giudiziari. Questo nuovo modello ha consentito di aumentare il numero degli interventi di manutenzione, riservando al provveditorato alle opere pubbliche quelli più impegnativi e svolgendo in proprio quelli meno complessi. Inoltre il Ministero ha avviato un'intensa attività volta a prevenire danni a persone e cose, in particolare delegando agli uffici giudiziari una serie di attività nelle seguenti tematiche. Uno, problema degli impianti di riscaldamento e di raffrescamento. Sono stati interessati dai provvedimenti ben 169 immobili. Sono state compiute plurime attività volte all'analisi dello stato di funzionamento degli impianti di riscaldamento e di raffrescamento, ad elaborare un progetto esecutivo per assicurare il loro corretto funzionamento, ad individuare possibili interventi sugli impianti e sugli edifici con l'obiettivo di contenere i consumi, ridurre le emissioni, migliorare l'efficienza energetica e redigere un attestato di prestazione energetica APE, ad identificare la classe energetica raggiungibile a valle degli interventi proposti e a fornire nel contempo un'adeguata motivazione delle scelte impiantistiche prospettate. Il programma è stato avviato da subito per le regioni meridionali e insulari meteorologicamente più calde, Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania, per proseguire con le regioni del centro Italia, Lazio, Abruzzo, Molise e Umbria, e sia attualmente in fase di implementazione per le restanti regioni del nord Italia. Ad oggi il programma di riqualificazione energetica ha coinvolto un numero significativo di immobili adibiti a sedi di uffici giudiziari, con i seguenti risultati: 35 servizi di progettazione avviati, 24 completati, 17 in corso di verifica e validazione, 7 progetti verificati e validati. Contro soffitti, il 2 febbraio 2022 è stata inviata una nota a tutti gli uffici giudiziari contenente un allegato da compilare. Gli uffici giudiziari hanno risposto che il Ministero della Giustizia ha stanziato le somme necessarie per eliminare le problematiche riscontrate, in particolare 78 situazioni a basso rischio, 24 a medio rischio, 25 ad alto rischio, 8 determine per eliminare le situazioni di pericolosità riscontrate negli uffici adibiti a sede degli uffici giudiziari di Alessandria, Savona, Macerata, Nocera, Mantova, Castrovillari, Ancona e Campobasso. Coperture con impermeabilizzazione carente, sarò sintetico, eventualmente qualche dato ulteriore poi glielo darò direttamente. È stata avviata un'analoga campagna diretta a individuare le coperture degli edifici adibiti a sede degli uffici giudiziari che ne sono carenti. Agli uffici giudiziari è stata trasmessa una checklist idonea a far emergere le situazioni nelle quali è necessario intervenire. Allo stato sono state evidenziate 45 situazioni a basso rischio, 32 a medio rischio, 65 ad alto rischio. Il Ministero della Giustizia è intervenuto adottando 11 determini del 2022, 11 determini del 2023, 6 sono attualmente in corso di redazione. Sicurezza antincendio, plurime determine finalizzate all'ottenimento al rinnovo del certificato di prevenzione incendi in relazione a vari edifici adibiti a sedi di uffici giudiziari in tutto il territorio italiano. 2 determine per affidare i lavori di adeguamento antincendio con riferimento al Palazzo di Giustizia di Arezzo e al Polo Giudiziario di Torre Annunziata. 5 procedure per adeguamento antincendio dei seguenti edifici: Giudice di Pace di Lucca, Tribunale di Benevento, Palazzo di Giustizia di Genova, Archivi del Tribunale di Imperia e Tribunale di Matera. Grazie. Vice Ministro, se vuole, visto che c'è un testo scritto, può depositare, avendo noi sforato di quasi 2 minuti. Se mi consente soltanto la conclusione rapidamente. Prego. sul PNRR c'è il Ministero della Giustizia, tramite i soggetti attuatori, deve realizzare interventi di efficientamento energetico su 48 edifici adibiti a sedi uffici giudiziari per una superficie di 289.000 metri quadri e per un importo complessivo sui fondi dell'Unione Europea pari a 411.739.000. Va infine ricordato, ulteriore dimostrazione del costante impegno di questo Dicastero con riferimento alla tematica che forma oggetto dell'atto di sindacato ispettivo, che è stata disposta alla ripresa dei lavori del tavolo tecnico in materia di difesa di funzionamento e di edilizia giudiziaria costituito il 24 aprile 2019, riattivato nel 2022 e in seguito alla sospensione imposta per il Covid. La prossima riunione è fissata per il 30 marzo 2023. Poi fornirò gli ulteriori dati, e non sono pochi, alla collega interrogante perché possa avere diretta, numerica e puntuale contezza delle attività ministeriali. Grazie Vice Ministro, la parola all'onorevole Dorso per la replica. Io ringrazio il Vice Ministro, ma non posso ritenermi assolutamente soddisfatta dalla risposta, sia pure ricca, e lo devo ammettere, insomma, di particolari e di dettagli. Però questi dettagli in realtà hanno riguardato appunto gli interventi manutentivi con le varie, mi è parso di comprendere, con le varie specificazioni rispetto agli impianti, rispetto all'adeguamento delle normative antincendio, rispetto ai controsoffitti, ma nulla ci ha riferito il Vice Ministro in merito al cuore dell'interrogazione, che era quella
che in qualche modo voleva far emergere lo stato di avanzamento rispetto ai progetti previsti proprio nel piano di ripresa e resilienza. Ecco, non abbiamo sentito esattamente questi particolari e non abbiamo sentito, peraltro, e questo è forse ancora più preoccupante, se il governo intende stanziare ulteriori risorse per far fronte a tutte quelle problematiche, non solo declinate da me, ma declinate anche dal Vice Ministro, che ne ha declinate anche più di quante ne ha potute indicare la sottoscritta, perché è chiaro che la prima cosa da fare per rendere il sistema giustizia più efficiente è sicuramente assicurare il decoro dei locali dove si svolge la funzione e dove si offre al cittadino la risposta di giustizia, il servizio giustizia, non solo, il decoro per avere anche rispetto degli addetti ai lavori, dei magistrati, degli avvocati. Ora io ringrazio il Vice Ministro anche perché ha ricordato ad esempio come nel 2019 finalmente si sia cominciato a rimpinguare il Ministero di figure tecniche per poter far fronte appunto alle competenze in materia di edilizia giudiziaria che erano state trasferite al Ministero, mentre prima erano appannaggio dei comuni. Quindi lo ringrazio per aver ricordato che quindi sotto il Ministro, l'ex Ministro Bonafede, sia stata fatta un'azione di questo genere. Però ecco, non posso invece che stigmatizzare quello che abbiamo già visto nella legge di bilancio, ovvero il governo non mette un euro di risorse nuove, ulteriori, sull'edilizia giudiziaria. Ecco, non l'ha messo in legge di bilancio, non abbiamo sentito una parola in tal senso perché abbiamo sentito solo lo stanziamento complessivo che rientra nel PNRR, ci aspettavamo qualcosa di più e qualcosa di meglio. Grazie. Passiamo all'ultima interrogazione, a prima firma dell'onorevole Gianassi, a cui do la parola. Grazie Presidente. Signor Vice Ministro, in data 24 febbraio 2023 è evaso dal carcere di massima sicurezza di Badu e Carros a Nuoro un detenuto esponente della Sacra Corona Unita, condannato in via definitiva a 19 anni di carcere per traffico di stupefacenti aggravato dal metodo mafioso, e detenuto in regime di alta sicurezza 3. L'evasione è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza e si è realizzata con il detenuto che si è calato dal muro di cinta con lenzuola legate tra loro in pieno pomeriggio a pochi metri dalle abitazioni della città di Nuoro. Dopo l'evasione sono state aperte due inchieste, così risulta, una della Procura di Nuoro e una del Ministero della Giustizia, e il DAP avrebbe dato mandato al provveditore regionale della Sardegna di svolgere con urgenza accertamenti e verifiche per appurare cause, circostanze e modalità di questo incredibile accaduto. Ora noi chiediamo a quale punto siano gli accertamenti che risultano avviati, quali verifiche sulle responsabilità ed eventuali complicità interne ed esterne, quali iniziative poste in essere nel carcere per evitare che un fatto così increscioso possa nuovamente ripetersi. Grazie, la parola al Vice Ministro. Grazie onorevole Gianassi. In ordine ai quesiti posti si ribadisce quanto già riferito più dettagliatamente il 17 scorso dinanzi all'Assemblea, alla Camera dei Deputati in sede di interpellanza urgente. Le notizie di evasione dai penitenziari evidenziano plasticamente l'esistenza ovviamente di criticità nello svolgimento della complessa e impegnativa attività di custodia e vigilanza a cui il carcere è preposto, qualche cosa certamente non ha funzionato, ma occorre seriamente interrogarsi sulle cause per individuarne eventuali rimedi. Vai con celerità compreso, si tratta di disfunzioni di sistema dovute a carenze di organizzazione, ovvero errori o negligenze di singoli operatori, o ancora se ci si trovi di fronte a complicità criminali. Occorre allora attendere gli esiti delle inchieste portate avanti dalla preposta autorità giudiziaria, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro, che ha poi trasmesso gli atti alla DDA di Cagliari, che già sta procedendo in relazione alle ipotesi criminose di evasione 386 aggravata dal 416 bis punto 1 CP, che a causa del segreto investigativo non può fornire ulteriori informazioni. Tuttavia, doverosamente, l'amministrazione penitenziaria non è stata a guardare, ha subito provveduto all'attivazione delle necessarie procedure ispettive interne volte appunto a comprendere quanto sopra indicato, così da potersi adeguatamente determinare l'evasione. Come ormai noto, si è verificata il 24 febbraio alle 17:15. Come accennato, il locale provveditorato regionale è stato subito incaricato di aspettare gli opportuni accertamenti e di appurare con la massima urgenza cause, circostanze e modalità dell'accaduto e previo nulla osta dell'autorità giudiziaria
sono state visionate parti essenziali dei filmati registrati dalle telecamere dell'istituto, nonché acquisiti documenti e ispezionati i locali interessati all'evento critico e sono state ascoltate altresì alcune persone presenti il giorno dell'evento. Orbene, pur in attesa degli esiti della visita ispettiva, dalle prime risultanze è possibile ricondurre quanto accaduto alla carenza dell'organizzazione dei servizi e nell'applicazione delle disposizioni che regolano la vigilanza dei detenuti dal circuito alta sicurezza, salvo ovviamente l'indagine in corso da parte della Procura. In ragione della gravità di quanto accaduto, il DAP ha ritenuto opportuno affidare temporaneamente e immediatamente ad altro dirigente, già comandante del reparto della casa circondariale di Milano Opera, di comprovata esperienza e capacità, il comando del reparto del carcere nuorese, al fine di garantire il ripristino di adeguate condizioni di sicurezza ed efficienza operativa. Quanto all'organico, conteggiate le 20 unità distaccate in uscita e 4 in entrata, questo è pari a 145 unità, a fronte delle 206 previste, quindi meno 60. Le carenze maggiori si rilevano nel ruolo di funzionari, meno 1, ispettori meno 21, sovrintendenti meno 19, agenti assistenti meno 6. All'esito delle varie procedure di reclutamento si provvederà all'assegnazione di un adeguato numero di unità. Trattando la sicurezza e carenze strutturali dell'Istituto Nuorese, che a fronte di una capienza regolamentare pari a 365 posti conta 224 detenuti, di cui 146 in AS3, di cui 3 sottoposti al regime detentivo speciale ex 41 bis e 84 di media sicurezza, si riferisce che è in corso il procedimento per il risanamento del muro di cinta e l'adeguamento degli impianti tecnologici di sicurezza e si auspica di poter mandare in gara il lavoro entro il 1 settembre del 2023. Inoltre, nell'ambito dei lavori di ampliamento del settore videoconferenze, è previsto il rifacimento totale del sistema TVCC con un nuovo sistema di 36 telecamere IP. Saranno altresì inseriti nella prossima programmazione interventi di manutenzione straordinaria, realizzazione di un nuovo impianto idrico antincendio con interconnessione degli impianti idrici esistenti in tenere sezioni con miglioramento e adeguamento alla normativa antincendio di tutte le attività a rischio specifico, interventi di efficientamento energetico per disposizione di locali da destinare al reparto sanitario. Quanto alle strumentazioni tecnologiche in dotazione all'istituto, si evidenzia che la presenza di plurimi metal detector rileva metalli e cellulari sia a portale che a paletta, nonché di rilevatori radio e rilevatori pacchi macchi da raggi, tutte dotazioni finalizzate proprio al contrasto di illecita introduzione dell'indebito possesso di oggetti o apparati elettronici non consentiti all'interno dell'istituto. Infine, ho finito Presidente, quanto alla sicurezza dei cittadini di Nuoro, in particolare degli abitanti delle adiacenze del penitenziario, non posso che rimandare a quanto relazionato dal Ministro dell'Interno, che ha ben chiarito che, come già nel corso della riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 27 febbraio, con concorde pareri del rappresentante delle Forze dell'Ordine, è stato disposto il potenziamento al massimo dell'attività investigativa e operativa dell'FPP nel contesto provinciale della città di Nuoro, non solo nell'immediato, ma anche nel medio termine. Si è disposta altresì l'implementazione costante e manutenzione dei sistemi di videosorveglianza, specie nelle strade principali e secondarie e anche all'interno del centro storico cittadino. Infine, anche il sindaco di Nuoro ha assicurato il massimo impegno dell'amministrazione comunale, finalizzato alla verifica e pianificazione in tempi rapidi di interventi manutentivi inerenti agli impianti di videosorveglianza esistenti, nonché all'incremento del sistema con ulteriori telecamere da attuarsi quanto prima, laddove vengono reperite ulteriori risorse destinabili allo scopo. Grazie Vice Ministro, la parola all'onorevole Gianassi per la replica. Grazie signor Vice Ministro, evidentemente non è stato possibile, non l'ha fatto nemmeno lei, archiviare questa vicenda come una vicenda irrilevante, una vicenda gravissima e che getta ovviamente discredito pericoloso sulle istituzioni statali. Il governo e la maggioranza in questi primi mesi si sono impegnati ad aumentare ancora di più il campo del diritto penale, istituendo nuovi reati, penso al reato contro i raduni musicali e altre ancora ipotesi in questo campo vengono spesso alimentate, ma qual è la sicurezza che garantiamo ai cittadini se nemmeno in un carcere di massima sicurezza si è in grado di impedire l'evasione in pieno giorno nel centro cittadino di un detenuto condannato a 19 anni di galera e con l'aggravante per aver utilizzato anche l'aggravante dei metodi mafiosi? È un fatto gravissimo. Lei oggi ci ha detto che è aperta un'indagine che ovviamente è riservata e quindi si attenderanno gli esiti quando potranno essere resi pubblici. Ci ha detto che si è intervenuto in via temporanea e cautelativa sostituendo la direzione e che il governo si impegna attraverso il Ministero a investimenti in termini di risorse umane e strumentali sul carcere per garantire una sicurezza ben diversa da quella che le immagini hanno mostrato. La vicenda però è gravissima anche dai particolari che sono emersi. Una fuga in pieno giorno, si è letto che la fuga sarebbe stata scoperta solo 2 ore dopo che è avvenuta, che l'evasore avrebbe aperto senza alcuna forzatura, forse per la disponibilità delle chiavi, il portone blindato del reparto di alta sicurezza per arrivare indisturbato nel cortile, nel quale, sempre si legge, non sarebbe stato presente alcun sorvegliante. Insomma, è una vicenda drammaticamente grave
che ovviamente non può essere in qualche modo attenuata. Occorre il massimo sforzo, la massima durezza, ma l'invito che rivolgiamo al governo è ad abbandonare le prove verbali muscolari sui temi della giustizia e della sicurezza e di lavorare con un approccio pragmatico per garantirla laddove è messa in pericolo, come è avvenuto in questo caso, che speriamo resti isolato, ma i campanelli d'allarme sono enormi e non possono essere sottovalutati. Grazie onorevole Giannassi, abbiamo quindi concluso le interrogazioni, quindi siamo conclusa la parte della seduta relativa al question time.